Eccoci qua ancora, scusate, come sempre, dicevo, ci sono questi per simulare anche qua eventualmente il gioco o diciamo per così allargarli al momento giusto nella fase di discesa. Il nostro beh, simbolo della NASA che ci ricorda sempre troppo avanti il Classic Space, anche se un po' vagamente. Tra l'altro di questi giorni la notizia di Trump che ha copiato il simbolo per le missioni spaziali da quello di Star Trek, praticamente l'hanno fatto uguale, forse qualche giocarellone. Ecco qua comunque lo scomparto che si apre un po' fatica perché ci sono le inge, quelle a scatto, queste qua che vedete bianche e rosse. Come dicevo, c'è il nostro braccio meccanico che può essere sollevato per poter simulare appunto l'innesto del satellite a questi ganci, appunto adesso è chiuso per tenerlo dentro, a questi ganci neri così da simulare l'innesto. Vediamo se riesco sempre con la mano sola, come sempre riuscirà il nostro eroe. Ecco qua, e poi naturalmente si apre, quindi simulare nello spazio il rilascio del satellite. Abbiamo naturalmente casco e bombole per il nostro astronauta pilota che è all'interno, adesso dopo andremo ad aprire. Scaletta, qua la giocabilità come sempre per un bambino è super. Non ricordo se avesse qualcosa a batteria, no, mi sembra di no questo era semplicemente normale, senza nessuna luci e suoni, eccetera, eccetera. Come dicevo, molto bella la sagoma, tutto quanto anche da sotto. Decisamente, ne ha fatti altri, come dicevo, siamo nel 2020 ormai, ne ha fatti altri, qua ecco lo scomparto visto che è uscito per far inserire le bombole col nostro casco. Dicevo, volevo ne ha fatti altri, vediamo se intanto che riesco a parlare, riesco ad aprire con la mano sola, scusate, come sempre, hop, spatapush, scatapush, ma è una volta che riesco, nonostante sia facile. Ecco, qua abbiamo la nostra cabina di comando con l'immancabile tazza per bersi il caffè, ma gli astronauti e me il caffè così non lo possono bere, cara Lego. Abbiamo il radar, abbiamo la classica leva, il classico brick a 45 gradi con appunto le cose. Abbiamo un casco, abbiamo l'omino, vediamo se riesco a inquadrarlo. Ecco, l'omino con gli occhi arancioni, sinceramente non è che mi dica tantissimo, eh. Adesso vediamo di andare a vederlo meglio. Ecco qua. Ah, gli occhiali arancioni come se fosse, che ne so, New Age, eh? Cavoli, ma chi sei con gli occhiali arancioni, eh? Con la faccia un po' così preoccupata, andrà bene, andrà male, non ha naturalmente dietro niente, sulla testa ha naturalmente questo sistema dietro. E niente, grosso modo è tutto qui, ragazzi, cioè molto semplice, molto carino. Giocabilità come sempre per un bambino. Una volta i bambini volevano fare gli astronauti, adesso volevano fare gli astronauti, adesso naturalmente vogliono fare gli youtubers, o altre cose più age, calciatori sempre ben pagato. Quindi niente, bel set che rimarrà negli annali. Adesso lo rimetterò un attimo via perché giustamente lo spazio è sempre quello che è. Grazie ancora, ciao a tutti, pollice su, condividete e sostenete il mio canale se riuscite, eh? Grazie, ciao ciao.